Il responso tanto atteso è finalmente arrivato. I bronzi di Riace non possono essere spostati e dunque non verranno trasferiti a Milano in occasione dell'Expo, l'esposizione universale in programma nel 2015. A pronunciarsi è stata la commissione appositamente istituita con decreto ministeriale lo scorso 8 settembre, dopo la formale richiesta di prestito avanzata dalla Regione Lombardia. Intorno alla vicenda, nelle scorse settimane, si era sviluppato un dibattito molto acceso tra quanti consideravano la trasferta lombarda una ghiotta opportunità di promozione dei capolavori e più in generale del patrimonio culturale reggino e quanti invece ritenevano l'ipotesi impraticabile oltre che contraria ad una strategia che dovrebbe puntare ad attrarre visitatori in riva allo stretto. Fra i principali protagonisti della querelle, il critico Vittorio Sgarbi, che era arrivato anche ad annunciare un presunto accordo con la Regione Calabria, subito smentito, sulla partenza dei capolavori. La risposta è molto chiara, ha affermato il ministro per i beni culturali Dario Franceschini, e chiude il dibattito. Il lavoro per noi ora sarà quello di rafforzare tutte le iniziative già in essere affinché i visitatori dell'Expo allunghino la loro permanenza in Italia per vedere la bellezza che tutto il nostro paese offre, a cominciare dal Museo Archeologico di Reggio Calabria. Dal canto suo Simonetta Bonomi, sovrintendente ai beni culturali della Calabria, si è detta contenta che si possa finalmente mettere la parola fine sulla trasportabilità dei bronzi di Riace. A questo punto, ha proseguito Bonomi, che la vicenda sia chiusa mi sembra chiaro. Noi comunque cercheremo sempre di fare il meglio, ci impegneremo al massimo del nostro compito, che è quello di valorizzare i bronzi.